L'idea che avevamo per affrontare questa partita, avevamo due idee, una per l'attacco e una per la difesa. L'attacco per l'attacco era quella di cercare di gestire nel miglior modo possibile la loro pressione fisica e tecnica. Per la difesa cercare di interrompere il ritmo, la grande capacità di muovere il pallone e di farti inseguire che a Varese quando gioca le buone partite offensive. Quindi queste erano le due idee che avevamo. E devo dire che solo a tratti siamo riusciti a farlo. Difensivamente, secondo me, nei primi 15 minuti di partita li abbiamo messi anche in difficoltà. Solo che il nostro attacco non è riuscito a risolvere quel problema che pensavamo di avere e che poi abbiamo affrontato non benissimo, per tutto l'arco della partita. Abbiamo mosso poco la palla, ci siamo intestarditi a palleggiare e non a passarcela. E questo ovviamente contro questi tipi di difese così fisiche, così aggressive, non ci ha dato la possibilità di procurarci buoni tiri. Siamo anche un po' scesi di testa in alcune situazioni e abbiamo commesso falli stupidi e devo dire già a fine secondo quarto la partita un po' si è aperta, ma più dal punto di vista emotivo che non dal punto di vista del punteggio, perché alla fine c'è stata una buona volontà, una buona disponibilità, un buon sacrificio, però poi alzare la testa e essere sotto di 13 all'intervallo, insomma, è stato frustrante. È chiaro che quando hai così pochi possessi rispetto ai tuoi avversari, quando vai così sotto a rimbalzo, quando perdi così tanti palloni che poi si trasformano in punti facili, diventa complicato. E poi la partita già a fine terzo quarto si è aperta e non abbiamo più avuto la forza né fisica né mentale per rientrarci. E niente, qua adesso le vicende possono, a secondo quello che si legge, anche aprirsi, però insomma, a ora la nostra stagione è finita, quindi è ovviamente con grande rammarico che torniamo a Pistoia, poi magari dopo 2 giorni di riposo vedremo cosa succederà e comunque torniamo in campo in palestra mercoledì per onorare comunque sia nel migliore dei modi l'ultimo di campionato. Sai, non sono stato tanto a pesare l'aspetto tecnico, se il calendario, il fatto che non avremmo potuto fare mercato, questo era già chiaro quando mi hanno chiamato. È stata una scelta di istinto, più di cuore che di testa. Ho passato 8 mesi difficili a Siena e quindi mi piaceva l'idea di rimettermi in discussione allenando, visto che da dicembre non ci si allenava più, nel senso che non si parlava più di basket a Siena. Quindi è stata più una scelta di istinto. La mia parte di stagione credo si sia decisa nella partita casalinga con Torino, dove ancora c'era l'impatto emotivo del mio arrivo, avevamo cambiato qualcosa, si respirava un'aria positiva dopo la vittoria a Bologna e quella sconfitta lì che ovviamente noi avevamo mirato Torino nella nostra visione di chi centrare per poterci salvare, e in quella situazione lì invece di andare pari a 14, loro sono andati a 16, noi a 12. È chiaro che poi le quattro partite successive, oggettivamente anche stasera, io credo che noi abbiamo messo in campo quello che avevamo. Qualcuno poteva giocare meglio, potevamo avere qualche punto percentuale in più al tiro, soprattutto nei tiri aperti, ma insomma, questo in questo momento abbiamo nelle mani. Quindi